La svolta scagiona definitivamente Mario Della Monica, finito in carcere con l'accusa di aver ucciso e seviziato Santinarizzo. Il procuratore in conferenza stampa ha parlato di errore giudiziario. L'errore giudiziario per 5 anni fa, e mi dispiace molto ovviamente per Della Monica. L'unica colpa, se così si può dire, è aver avuto la stessa macchina del tappezziere ora indagato. Io sono contento che finalmente si sia fatta luce su questa vicenda. Certo, per convincermi della innocenza assoluta di Della Monica non c'era bisogno delle parole apprezzabilissime del procuratore Izzo. Già la vicenda giudiziaria di Della Monica, travagliata, ma alla fine era prossima ad una conclusione positiva, questa notizia però fa luce sugli aspetti morali della vicenda, perché lui ha vissuto non solo una lunga carcerazione, ha vissuto l'onta di essere definito l'omicida della signora Rizzo, e questo è un danno morale che qualcuno gli dovrà risarcire. Un fatto ricco di coincidenze, perché anche l'indagato, l'attuale indagato Nobile Izzo, ha un appunto grigia. Noi l'abbiamo sempre detto che erano elementi che non potevano condurre sicuramente a una condanna, ma già dalla primissima fase delle indagini, quando fu tratto in arresto Della Monica, ci siamo battuti come dei leoni per dimostrare che non c'erano elementi già allora per tenerlo in carcere, però alla fine abbiamo avuto giustizia dopo un po' di tempo, prendiamo atto tutti quanti che gli errori giudiziari esistono e quindi deve essere un monito per il futuro. Cioè, su delitti così gravi, su vicende così gravi, anche i magistrati devono avere una maggiore attenzione.